l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Santo Padre ha nominato Monsignor Giuseppe Satriano, finora Vicario Generale di Cotesta Archidiocesi, nuovo Arcivescovo di Rossano Cariati. La notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di martedì 15 luglio 2014. Fino a quel momento deve rimanere, come noto, subsegreto pontificio. Profitta della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima Deputissimo Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico. Don Giuseppe, continueremo a chiamarlo così, nel suo intervento iniziale prima ha detto che canterò in eterno la tua misericordia. Sarà questo il motto episcopale che sceglierà? Sì, credo che mi orienterò su questo perché ha caratterizzato la mia vita e perché mi ha sostenuto nei vari momenti della mia esistenza, i momenti luminosi, i momenti meno luminosi. E sento che la misericordia di Dio è veramente quella mano calda nella quale la nostra vita riposa, per cui in questa mano troviamo forza, sostegno, il senso da dare anche alle varie situazioni, al discernimento delle cose. E io sono Don Giuseppe e Don Giuseppe rimango, quindi non è che l'essere consacrato cambia in me qualcosa, se non accresce il dono dello Spirito, ma come diceva il mio rettore di seminario, lo Spirito Santo consacra ciò che trova e Don Giuseppe c'è, Don Giuseppe rimane. Un ricordo a Don Elio Antelmi. Beh, Don Elio è stata una stella luminosa non solo per me ma per tante persone della nostra diocesi, un uomo mite, semplice, che ha saputo veramente infervorare i cuori attraverso l'esercizio discreto del sacramento della confessione e dell'accompagnamento spirituale. È una di quelle persone che spero la diocesi non dimentichi mai, perché è un modello, è uno sprone per tanti a imitarlo su questa strada, perché veramente l'accompagnamento spirituale e il sacramento della confessione sono quegli spazi vitali in cui si costruisce una comunità. Che impegno le sta aspettando lì a Rossano? Beh, questo devo prenderne atto piano piano, ancora i primi contatti con l'amministratore e poi piano piano incomincerò a conoscere. Non ho fretta, non voglio avere fretta, un po' perché sento che le cose devono essere sedimentate nella quotidianità, quindi non ho progetti miei perché li devo costruire insieme alla chiesa locale che mi attende. Sono solo felice, ecco, di andare in questa porzione di chiesa che è parte di quella sposa che Cristo ha amato dando tutto se stesso, per cui mi chiede di dare tutta la mia vita per custodirla a nome suo e per lui. Perché ha scelto proprio oggi per l'annuncio? Beh, intanto non c'erano, credo, altre possibilità significative. Come parroco della chiesa matrice di Mesagne mi trovo avviluppato dai festeggiamenti della Madonna del Carmine, a cui sono molto devoto anche personalmente, per cui la vigilia della Madonna mi sembrava bella, poi cadeva in questa memoria di San Bonaventura, che è un santo molto bello del mondo francescano e anche del panorama della nostra Chiesa. E come dicevo in quella lettura, ecco, ho sentito augurale il nome di Bonaventura, no? E quindi spero veramente che la mia avventura nella chiesa calabra di Rossano Cariati, che saluto, sia una buona avventura. Il mio discorso ufficiale alla città quest'anno inizia in maniera insolita. Il nostro Don Giuseppe Satriano è stato nominato dal Papa Arcivescovo di Rossano Cariati. Don Giuseppe è nella nostra comunità dal 12 settembre scorso. Da subito è stato apprezzato e stimato per la sua umanità, per la sua umiltà, per la capacità di mettersi a disposizione del prossimo, per i suoi modi gentili, per la discrezione con cui ha assunto l'importante incarico di arciprete.
volendo far apparire sempre, spiritualmente e concretamente, una continuità con il ministero di Monsignor Angelo Argentieri. Tutta la città gli è affezionata. Un pastore che ha saputo guidare ed essere presente fattivamente nell'ambito della vita comunitaria. Perdiamo dunque un riferimento importante, ma siamo assolutamente compiaciuti e gioiosi per questa nomina. Nella convinzione che nel corso della sua nuova missione pastorale continuerà a pregare sempre per Mesagne. Quando avrà luogo la consacrazione a vescovo, nel corso di una cerimonia nella cattedrale di Brindisi, saremo accanto a lui. E lui continuerà ad invocare per noi la protezione della Madonna del Carmine su tutta la nostra città. Benvenuti in questa piazza, benvenuti a onorare la Vergine Santa che è nel cuore di ogni mesagnese. In questo momento io vi prego di fare un applauso grande grande per gli ammalati e per coloro che da lontano ci stanno guardando attraverso streaming. Gli mandiamo il nostro saluto, il nostro affetto, il nostro calore. Auguri a tutti. Faccio fatica a parlare, perché l'emozione di questi giorni è tanta, però io voglio ora perdere di vista la mia persona e guardare insieme a voi alla Madonna. Che cosa vogliamo dire alla Madonna? Fra poco il sindaco metterà le chiavi della città nelle sue mani. Che senso ha questo gesto? Qui sono presenti le istituzioni pubbliche che salutiamo, le istituzioni municipali, quelli delle forze dell'ordine. Ci sono tutti coloro che si interessano di questa realtà di Mesagne e del suo bene comune. E il sindaco che li rappresenta, che rappresenta ciascuno di noi, metterà le chiavi della città nelle mani della Madonna. Che cosa vuol dire questo, miei cari? Vuol dire che stiamo consegnando alla Vergine Santa le nostre case, i nostri cuori, la nostra vita. E gli stiamo dicendo: vieni, o Maria, accomodati, entra nella nostra vita e porta la tua intercessione benedicente su ciascuno di noi, sulle persone a noi care, su quanti stanno soffrendo, su chi vive nella fatica, su chi è in carcere, su chi si trova penalizzato dall'ingiustizia, su chi deve pagare inesorabilmente il peso di una società che implode su se stessa. Vieni e porta la tua consolazione, la tua carezza, allieta col balsamo del tuo sorriso i nostri cuori e dacci fiducia, dacci speranza per andare avanti, per combattere. Se ognuno di noi fa la sua parte, a iniziare da chi ha in mano il bene comune e non solo le istituzioni, anche noi Chiesa, ma io direi ancora di più ciascuno di noi, allora sì che le porte dei nostri cuori si spalancano, allora sì che la Vergine può entrare, allora sì che la Madonna può trovarsi comoda a casa nostra. Il sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola, ha scritto una nota all'acquedotto pugliese e al presidente della regione, Nichi Vendola, chiarendo la posizione della nuova amministrazione comunale circa l'ubicazione dell'impianto di sollevamento a servizio della canalizzazione fognaria della zona nord, prevista nei pressi della spiaggia principale del Pilone. La lettera firmata dal neo sindaco segue da una riunione che si è svolta presso gli uffici dell'acquedotto a Bari, a cui oltre al sindaco hanno partecipato l'assessore ai lavori pubblici Paolo Pinna e i rappresentanti del consorzio Il Pilone. L'amministrazione comunale di Ostuni, scrive Coppola, ribadisce la propria netta contrarietà all'ubicazione dell'impianto di sollevamento nei pressi della spiaggia del Pilone, ritenendo così annullata la posizione espressa il 21 novembre 2013.
Il sindaco fornisce anche una soluzione circa la nuova ubicazione dell'impianto di sollevamento. Sulla scorta di studi tecnici consegnati anch'essi nei giorni scorsi all'acquedotto, continua Coppola, si ritiene assai più rispondente all'interesse pubblico e conveniente da un punto di vista tecnico ed economico che la localizzazione dell'impianto avvenga nell'area posta in prossimità della rotatoria ubicata in corrispondenza del camping Pilone. Tale localizzazione, oltre ad essere urbanisticamente conforme perché destinata dal vigente piano regolatore a viabilità a parcheggi, consentirebbe un minor costo di realizzazione sia dell'impianto centrale che dei singoli allacci, con indubbi vantaggi anche sotto il profilo ambientale. Alla luce di tutto ciò, l'amministrazione comunale ha invitato Acquedotto Pugliese Regione Puglia a inviare quanto prima la procedura necessaria a rilocalizzare in tale area l'impianto di sollevamento in oggetto, nel rispetto dei tempi imposti dal finanziamento che assiste il progetto. I rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL di Ostuni hanno incontrato nella mattinata di lunedì scorso, 14 luglio, il sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola e il vice sindaco Guglielmo Cavallo. Un incontro cordiale nel corso del quale le rappresentanze sindacali hanno rivolto al sindaco e alla nuova giunta gli auguri di buon lavoro. Sul tavolo anche alcune questioni di particolare rilevanza, intanto la disoccupazione e quindi tutte le strategie per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I sindacati hanno poi chiesto al sindaco un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte importanti e quindi una maggiore partecipazione. I rappresentanti sindacali hanno poi chiesto all'amministrazione di potenziare il servizio di assistenza domiciliare integrata, magari intercettando finanziamenti comunitari. Una maggiore attenzione è stata chiesta per le contrade, in particolare per la toponomastica e la sicurezza. Continuano i campi di volontariato a Mesagne sui terreni confiscati coltivati dalla cooperativa Terre di Puglia Libera Terra. Per tutto il mese di luglio la città di Mesagne ospita decine di ragazzi provenienti da tutta Italia e non solo. Nel gruppo presente in questi giorni c'è anche un ragazzo berlinese che ha deciso di partecipare a questa esperienza formativa. I ragazzi e le ragazze stanno vivendo appieno il territorio e sono i primi ad abitare Masseria Canali, il bene confiscato alle porte della città, inaugurato e restituito alla comunità il 10 luglio alla presenza di Don Luigi Ciotti. Ogni mattina i volontari lavorano i campi guidati dai soci della cooperativa Terre di Puglia Libera Terra, toccando così con mano il lavoro quotidiano che comporta la coltivazione dei terreni. Le ore pomeridiane invece sono dedicate alla formazione sui temi della legalità, giustizia, lavoro e tanti altri temi vicino al percorso ideato dagli organizzatori dei campi. Proprio a Masseria Canali si sono svolti nelle giornate di lunedì e martedì due appuntamenti. Uno di questi con Danilo Lupo, giornalista leccese che in questi anni ha approfondito i temi della presenza mafiosa nel Salento, raccontando con coraggio e in maniera nuova ed efficace quel che accade sotto il naso di tutti, spesso nella disattenzione e nell'indifferenza. L'altro con la Fly Brindisi sul tema del caporalato e dei diritti dei lavoratori. Oggi i ragazzi incontreranno Asso Canapa, presso i campi coltivati con la canapa, che si trovano all'interno del Parco delle Saline di Punta della Contessa. Asso Canapa è un'associazione attraverso la quale è stato possibile avviare a Brindisi una sperimentazione in 27 ettari di terreno, a metà strada tra la centrale Enel e lo stabilimento petrolchimico. Toccheranno così il tema dell'ambiente e il territorio. Giovedì visiteranno il centro culturale Ex Fada di San Vito dei Normanni. Sarà presente il dirigente politiche giovanili e legalità della Regione Puglia, Annibale D'Elia. Una giornata dedicata al tema dell'innovazione sociale, del recupero degli spazi e della partecipazione attiva. In questo numero del Salus TG, riduzione dei posti letto e nascita degli ospedali di comunità, in via di definizione nuovi standard ospedalieri, l'impegno Teleton per la ricerca, oltre 11 milioni di euro per 40 nuovi progetti, studio USA svela rischi confusione per i pazienti se i farmaci cambiano colore o forme.
Meno di 4 posti letto per 1000 abitanti, tetti per l'accreditamento delle strutture ospedaliere private, nuovi criteri gestionali, organizzativi, strutturali e tecnologici e, novità assoluta, la nascita degli ospedali di comunità. Questi pilastri del nuovo regolamento sugli standard ospedalieri contenuti nel provvedimento che affianca il nuovo patto per la salute, il documento che disegna la sanità nel prossimo triennio su cui è stata trovata l'intesa tra governo e regioni. Il regolamento sugli standard ospedalieri, rimasto su carta per più di un anno, dovrebbe ora in tempi brevi vedere la sua applicazione. Sulla bozza, l'esame della conferenza Stato-Regioni, anche se il testo potrà ancora subire delle modifiche, sarebbe infatti stata trovata un'intesa di massima. Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso Telethon 2014 per la ricerca sulle malattie genetiche rare. I fondi assegnati sono oltre 11 milioni di euro e andranno a sostenere il lavoro di 60 centri italiani in 12 regioni. È quanto stabilito dalla Commissione Medico-Scientifica di Telethon, che ha selezionato i vincitori del bando di concorso 2014. Farmaci identici fra loro nella composizione possono avere colori o forme diverse a seconda del produttore, ma queste differenze rappresentano una potenziale causa di confusione per i pazienti, tanto da spingere alcuni a smettere di assumere medicinali necessari. A rivelarlo è uno studio americano. La ricerca ha stabilito che quando i pazienti si riforniscono dei loro farmaci e il colore o la forma delle pillole cambiano, le probabilità che smettano di assumerle o di ricomprarle aumenta drammaticamente.